video, finalmente ho fatto shopping. Allora, questo è il sacchetto enorme, gigante, perché sono andata ad Acquasapone, c'era la promozione, praticamente il 13 e il 14 febbraio, praticamente il giorno di San Valentino. C'era una promozione dove ti regalavano le federe per i bambini. E allora ho detto, dato che l'altra volta mi sono trovata bene, che mi sono piaciute, sono andata ancora a vedere se erano carine oppure no. E in poche parole, c'era questa promozione qua, che ti regalavano appunto le federe del cuscino. E dato che ho fatto shopping per San Valentino, lo so che San Valentino è già passato, ma come sapete io carico solo il martedì e il giovedì, il sabato e domenica non registro e ovviamente non pubblico video, per cui scusate se è un po' in ritardo, ma fa niente. L'unica cosa di San Valentino c'è solo il regalo che hanno fatto Acquasapone. Detto questo, prima di iniziare, perché sono tantissimi prodotti, vi ricordo di iscrivervi al canale attivando la campanellina così non vi perdete neanche un solo video. Seguirmi su Instagram, che lì pubblico tutto, praticamente ogni giorno. E lasciarmi un like se vi piacciono queste tipologie di video. Dato che è un bel po' che non faccio shopping, finalmente l'ho fatto. Allora, per prendere questi qua in regalo dovevate spendere 20 euro. Io ho speso 71 euro e qualcosa. Comunque, sono fatte così. E sono fatte così di San Valentino. Questo non so se si vede. Comunque, c'erano 4 diversi, che sono questi. In poche parole, adesso li apriamo insieme e vediamo come sono. A me mi hanno dato questi, ma credo che avevano anche altri, non penso che avevano solo questi. Comunque spendevi 20 euro e prendevi queste qua. In poche parole, adesso li vediamo insieme. Hanno un tessuto un po' strano, ma forse è meglio lavarle. Sono una così con la cappa e il cuore fatto così. Beh, non sono male, sono molto carine. E poi questa fatta così, in poche parole. Sono male come. Poi ovviamente vi farò vedere in un vlog. Vi farò vedere nel vlog poi quando li metterò sui cuscini. Poi, questo me l'ha regalato il mio ragazzo perché lo volevo, dato che io gliel'ho regalato anche lui uguale, però a Natale io lo volevo anch'io. E me l'ha regalato questo qua. Adesso vi dirò anche i prezzi. Se mai ve li scrivo qua di fianco come ho fatto, così facciamo prima. Ed è fatto così. Lo spazzolino della Oral-B, quello elettrico che tu attacchi la spina. E dato che c'era rosa, in poche parole, l'ho preso rosa. Fatto così. Scusate, ma c'è il sole che è puntato sopra di me e in più ho acceso la luce perché non so se poi non li vedrete. Poi ho preso questa qui, questa spugna qui. Ah, con un unico scontrino 10 euro in regalo. 4 prodotti. E vabbè, ormai l'ho letto adesso. Questa spugna verde ho preso, questa era in promozione. E ve lo scrivo qua il prezzo perché ora che trovo lo scontrino, ciao. Poi ho preso la spazzola perché mi serviva la spazzola. Dato che l'altra era un po' conciata, ho detto meglio cambiarla. Ho preso questa qua classica. In poche parole. Questa. Poi
qui fatta così. Ce n'erano altre, ma però ho detto ma chi se ne frega. Poi ho preso questo shampoo secco che volevo provarlo sinceramente, della Vital Care. Questo è di 150 ml, fatto così. Direi che chiudo la luce perché se non voi non vedete niente, secondo me. Ok, fatto così. Questi sono per capelli brillanti puliti in un solo gesto. Rinforza la fibra capillare. Si usa senza acqua per tutti i tipi di capelli. È uno shampoo professionale secco. Voi lo spruzzate. Io l'ho voluto provare perché avevo l'altro che mi ero trovata bene, però non era questa marca qua, era un'altra. Poi vabbè, ho detto chi se ne frega, provo anche questo. Ho trovato questo, ho voluto provare questo. Ne ho presi due perché ho detto non si sa mai, ne prendo due. Poi sì, forse è meglio che i prezzi li metto di fianco così almeno. Poi ho preso la ricarica del sapone lavamani, questo qui di un litro, della Nidra. Come sapete mi sto trovando bene con questo sapone, ha un profumo buonissimo che lascio sulle mani. E un litro, ne ho presi due. Uno questo qui con estratto di salvia, e invece questo proteine del latte. Questo l'ho voluto provare, questo qui quello che ovviamente ho preso 2 litri, perché due, giusto? Sì, sono 2 litri, che così secondo me basta, perché almeno li riempie 3 volte, per cui comunque vi assicuro che sono buoni. Poi avendo trovato anche la ricarica, secondo me risparmi. Questa qua me la ricordo, costa 1,25 euro. Calcolate che prendendo quello più piccolo, normale, che non è ricarica, l'ho pagato 1,50 euro, se non mi sbaglio, costava di più. Allora ho detto, meglio queste, risparmi, e secondo me sono ottime. E niente, per cui questi qua. Poi ho voluto provare questo shampoo, no, questo balsamo della Provost Paris. Questo è di 750 ml, con olio di cocco. Fatemi sapere se anche voi l'avete provato. Io so che lo fanno vedere in pubblicità, e dato che costa tanto, costa sui 5 euro, 6 euro più o meno, però 750 ml vuol dire tanto, per cui non lo so, io vi farò sapere. Questo è senza siliconi, per un tocco naturale, balsamo professionale, capelli molto secchi e mediterranei praticamente. E ho voluto provare questo, ho detto ma vediamo se è così ottimo come dicono in pubblicità, allora lo potrebbe essere che lo ricomprerò. Poi ho preso anche un altro balsamo, però questa qui è della Shower, non so come si dice, comunque di questa marca, che anche questa marca ne parlano tanto. Questo invece è un balsamo capelli secchi sfibrati e ripara i capelli, protegge dei danni. Questo è di 440 ml, non lo so se adesso vediamo. Che buono come profumo. Volevo provare anche questo qui, questo è vegano, 90% ingredienti naturali, non lo so, l'ho voluto provare. Anche questo hanno fatto la pubblicità e ho detto provo tutte e due, vediamo quello che mi trovo bene, poi ve lo dirò. E se mai fatemi sapere se anche voi avete provato questi due, così ci diamo anche qualche consiglio. Poi ho preso 2 correttori, che l'ho finiti in pratica, sempre della Cancelletà, questo qua che avevo preso su Amazon, ma dato che sono andata da acqua e sapone, ho detto lo prendo da acqua e sapone. Questo era in promozione a 6 euro e qualcosa, non mi ricordo il prezzo, ma ve lo dirò dopo. Questo ho preso la 03 Fire, questo qui ne ho presi 2 perché ero in promozione, invece di 10 euro o 12 euro lo paghi 6 euro in promozione adesso.
della Maybelline New York. E niente, me lo sono fatta consigliare dalla commessa, mi ha detto che questo colore secondo me va bene, lo proverò e vi farò sapere, sperando che ha azzeccato il colore, perché sì, me l'ha provato sulla mano, ma non lo so se cambia sulla mano o sulla faccia, non lo so, comunque vediamo. Poi, altri tre prodotti, faccio veloce perché sennò questo video dura troppo. Ho preso questo qua, Riordina Makeup Accessori. Adesso lo apriamo insieme, fatto così, perché mi è arrivato lo specchio del bagno. E in teoria mi sono arrivate anche altre cose nuove per la casa, però ve lo farò vedere in un vlog, vi farò vedere tutto. E dato che mi servivano questi per mettere dentro il trucco, cioè i trucchi che ho praticamente nel bagno, allora ho detto prendo questi che mi servono. E adesso vediamo se riesco ad aprirlo, perché c'è lo scotch. Comunque, dato che mi servivano perché ho tantissimi trucchi, allora ho detto li prendo. Praticamente sono così, uno è fatto così, dove metti matite, praticamente tutto quello che hai. E poi c'è il cassettino dove ovviamente metti gioielli, fondotinta, creme. Secondo me questo qua era utile, quello con i cassettini che apri. Adesso non lo apro perché vorrei mettere in ordine tutto l'armadietto che l'ho messo lì così a caso. Ve lo farò vedere bene in un video e vi farò vedere cosa metterò dentro. Per cui mi raccomando, seguitemi, iscrivetevi, che così sapete, perché è inutile tirarlo fuori che poi si rompe o faccio danni, sennò poi questo video dura poco. Poi per finire ho preso queste due cose, se riesco a prenderle magari. Ok, il sacchetto è finito, sono identici, uguali, cioè per farvi vedere sono fatti così. Riordina Makeup ed Accessori. Allora, quello più grande l'ho pagato 12 euro 13 euro, questi qui 3 euro qualcosa, perché mi sembra che erano scontati, adesso non mi ricordo, ma credo che erano scontati. Questo invece è fatto così, qua ci metto i rossetti, praticamente così dentro ci metto i rossetti, dato che ne avevo due, ma ho talmente tanti rossetti che mi cadono, non so come metterli giusti. Allora ho praticamente preso questi due uguali identici, perché ho appunto ho tantissimi rossetti e praticamente è così. Adesso mi organizzo bene con quello che devo mettere in ordine, perché devo mettere in ordine tutti i trucchi nell'armadietto con lo specchio. E non lo so, vi farò vedere comunque nel prossimo vlog, vi aggiornerò bene. Ah, questo è lo scontrino. Ho speso 71,90 euro. Per cui praticamente i prezzi ve li metto di fianco, perché sennò qua ci mettiamo l'anno prossimo. Poi ora che io guardo i prezzi e vedere, che poi non è che scrivono giusto nello scontrino, per cui vai a trovare davvero poi i prezzi giusti, per cui per far prima ve li metto di fianco, così almeno sapete quanto l'ho pagati. Comunque in totale 71,90 euro, dovevo spendere 25, ma alla fine non so perché ho speso il doppio. Vabbè, detto questo, fatemi sapere se anche voi avete provato queste cose, se le avete comprate, se siete andati anche voi a prendere le cose per San Valentino, non lo so, fatemi sapere. Io vi ricordo di iscrivervi al canale, di attivare la campanellina, così non vi perdete neanche un solo video in cui io pubblico. Lasciarmi un like se vi piace questa tipologia di video, ovviamente i prodotti certi erano scontati. Detto questo, che parlo fin troppo e non voglio che il video dura l'eternità, ci vediamo al prossimo video. E mi raccomando, seguitemi su Instagram, che vi aspetto anche lì.
Noi ci vediamo al prossimo video. Ciao!